Ciao a tutti, oggi faremo una lezione sul futuro. Ciao a tutti e bentornati alle nostre lezioni di Impara Italia. Per la lezione di oggi vi parleremo del futuro semplice. Prima di tutto vediamo come si forma questo futuro semplice. Cominciamo dai verbi regolari. Come sempre abbiamo le nostre tre coniugazioni: terminare, i verbi avere e i verbi ire. Scegliamo il classico verbo in are, che è parlare. È molto semplice. Alla radice del verbo aggiungeremo queste desinenze: io parlerò, tu parlerai, lui o lei parlerà, noi parleremo, voi parlerete e loro parleranno. Per i verbi in ere avremo la stessa identica coniugazione. Scegliamo un verbo in ere, per esempio prendere, anche qui alla radice del verbo aggiungeremo le stesse desinenze. Io prenderò, tu prenderai, lui o lei prenderà, noi prenderemo, voi prenderete e loro prenderanno. Come vedete, are ed ere hanno lo stesso funzionamento. Cosa succede per i verbi in ire? Useremo la vocale tematica I. Partire, alla radice del verbo partire o di un verbo in ire aggiungeremo queste desinenze: io partirò, tu partirai, lui o lei partirà, noi partiremo, voi partirete e loro partiranno. Quindi, come vedete, useremo la vocale I nelle nostre desinenze. Allora, il futuro semplice, quando usiamo questo futuro? Generalmente per le azioni future, quelle che devono ancora avvenire, anche se gli italiani molto spesso lo sostituiscono con il presente, usando un'espressione di tempo, quindi domani vado al mare, per esempio. È molto usato nella lingua parlata in italiano, però è anche corretto usare il futuro per un'azione
che deve ancora succedere. Non solo però, usiamo ovviamente il futuro per progettare, per fare dei progetti. L'anno prossimo comincerò un corso di italiano, quest'estate visiterò la Toscana, quindi progetti a medio o a lungo termine. Usiamo il futuro anche per esprimere incertezza, per fare delle domande dubbiose. Che ore saranno adesso? Chi sarà al telefono? Quanto costeranno quelle scarpe in vetrina? Ok? Possiamo usare il futuro per fare delle promesse. Io dico alla mia fidanzata, ti prometto che smetterò di fumare. Dico al mio insegnante di italiano, ti prometto che leggerò libri solo in italiano. Quindi possiamo fare delle promesse. Possiamo anche fare delle ipotesi in una struttura che in Italia si chiama periodo ipotetico, per quello del primo tipo, della realtà. Quindi sono delle frasi in cui abbiamo due azioni, in una esprimiamo un'ipotesi, nell'altra esprimiamo una conseguenza. Se pioverà, resterò a casa. Se ci sarà il sole, andrò al mare. Oltre a questo possiamo usare il futuro per fare una previsione. Secondo me questo inverno sarà molto freddo. Se la Juventus continua così, vincerà il campionato. E adesso vedremo questi usi del futuro con i nostri studenti. Faremo degli esempi insieme al nostro gruppo di studenti. Allora, Violet, usiamo il futuro per... Per fare un progetto. Bene, facciamo un progetto? Un progetto di arte per il Museo di Capodimonte a Napoli. E cosa farai? Farò un'esposizione di quadri in parco. Perfetto, perfetto. Allora, Oksana, usiamo il futuro anche per? Per fare promesse. Ok, mi fai una promessa? Quando ritornerà il mio marito, io parlerò con lui in italiano. Benissimo, me lo prometti? Sì. Bene, bene. Sine, usiamo il futuro anche per? Per il periodo ipotetico. Ok, facciamo un esempio. Se pioverà, resterò a casa. Bene, molto bene. Allora, Ingrid, usiamo il futuro anche per? Per esprimere incertezza. Per esempio, che ore sono? Saranno le 10. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima lezione di Impara l'Italia. Ciao a tutti.